Ciao, sono Christian Hill. Oggi vi leggerò i primi due capitoli de Il ladro dei cieli. Ho deciso di leggerne due perché il libro è formato da due storie che si alternano. C'è una storia che si svolge nel 1971 e un'altra nel 2005. Non sapendo bene quale delle due leggervi, non sapendo scegliere, ho pensato di leggere tutte e due i primi capitoli di queste due storie. Cominciamo dalla storia che si svolge nel 1971. Ore 13.02. Aveva paura. Un'occhiata all'orologio. L'una. Perfetto, pensò. Un ultimo tiro alla sigaretta, poi la lanciò sotto una delle auto parcheggiate. Alle partenze dell'aeroporto di Portland, Oregon, c'era più folla del previsto. Si era immaginato che per il giorno del ringraziamento, l'indomani, sarebbero partiti in anticipo, e invece no, ecco i ritardatari, le famigliole felici. Cercò di convincersi che non avrebbero viaggiato tutti sullo stesso aereo. Alzò gli occhi al cielo, le nuvole si stavano addensando e prima di sera sarebbe venuto giù il diluvio. Faceva freddo. Si passò la mano sulla stoffa della giacca, era pesante, sì, ma non lo si poteva definire certo l'abbigliamento adatto. Strinse la cintura dell'impermeabile, scuro come la notte. Pazienza, ormai sarebbe andata così. Chiuse gli occhi, la valigetta nella mano destra, il sacchetto di carta stretto al petto con la sinistra. Nessuno mi riconoscerà, si disse. Riprese a camminare, sapeva perfettamente dove andare, ma finse un certo smarrimento e consultò la grande quantità di cartelli sparsi ovunque. Le informazioni che davvero servivano erano mimetizzate in una foresta di indicazioni inutili. Raggiunse il bancone della biglietteria, all'altezza del pannello bianco opaco su cui era scritto Northwest Orient Airlines. Seattle, per favore, disse. Sola andata, fumatori. L'addetto alzò gli occhi verso di lui, procurandogli un brivido istantaneo. Mi ha riconosciuto? Pensò all'istante. Poi l'impiegata sorrise. Era molto carina, anche se di sicuro faceva così con tutti. Regola della compagnia, sorridi, sempre. Il prossimo volo sarebbe alle 2.50, ma temo che abbia una mezz'oretta di ritardo, causa maltempo, gli rispose, passandosi una mano tra i capelli castani e spostando una ciocca dalla fronte. Sono $20, può andare? Va bene, disse l'uomo mentre estraeva dal portafoglio due banconote stropicciate. Le compilo il biglietto, continuò lei, prendendo un blocchetto di matrice in bianco ed estraendo dal taschino una penna argentata a righe rosse e blu, marchiata Northwest Orient. Dunque, oggi è il 24 novembre 1971, continuò mentre scriveva le cifre con una grafia tondeggiante e ordinata. Il volo è LNW305, lei è? La donna alzò gli occhi dal biglietto che stava compilando e lo guardò di nuovo. Era chiaro che non lo riconosceva. Non poteva riconoscerlo. Devo smettere di immaginare le cose, si rimproverò silenziosamente. Sospirò. Smise di pensare. C'era quasi. Quasi. Dan Cooper, disse. Il mio nome è Dan Cooper. Molto bene, signor Cooper, ripeté lei, terminando di riempire la matrice. Ha del bagaglio da caricare nella stiva? Nessun bagaglio. Cercò di non sottolineare troppo quella frase. Ed ecco fatto, un ultimo sorriso fresco dal regolamento. Il biglietto, stappato dalla matrice, passava sopra il bancone. Lui lo afferrò. Faccia buon viaggio, signor Cooper, e felice ringraziamento. Non rispose. Cambiamo storia. Capitolo 1. Mi ricordo esattamente di quando ho incontrato il vecchio la prima volta. Eravamo io, Sonny Boy, Derek, e poi d'accordo, c'erano anche Luiz e Duck. Ma loro non contano, non fanno che annuire, ridere a ogni cavolata di Sonny Boy. Tipo, domani secondo me non piove, e loro giù a ridere come se fosse la battuta del secolo. Siamo a Santa Fe, quasi in mezzo al deserto. Praticamente non piove mai comunque, almeno da 15 anni, da quando ci sono io. Prima, non so. E, tanto per essere chiari, so anche che avrei dovuto dire che eravamo Sonny Boy, Derek e io. Ma per una volta, visto che questa è la mia storia, facciamo che venga prima io, ok? Quindi, dicevo, eravamo io e gli altri e stavamo gironzolando fuori dal centro commerciale, di fronte alla vetrina del negozio di chitarre di Harry Wilson.
Nella classifica delle vetrine per me sta in cima. Forse di meglio c'è solo quella con i televisori accesi, quando sono sintonizzati sulle World Series di baseball o roba del genere. Ma le chitarre sono forti, da guardare almeno. A suonarle non saprei neanche dove attaccare una spina. Ammesso che ce l'abbiano una spina. Ma sono elettriche, quindi... Comunque, Sonny Boy si era procurato delle sigarette ed Eric aveva alleggerito la dispensa di casa sua di una bottiglia di Malbec da 20 centesimi che teneva nascosto in un sacchetto di carta decisamente stropicciato. Stavamo per cominciare la nostra festicciola. O forse dovrei dire stavano, perché a me le sigarette fanno schifo, il vino pure, soprattutto quella robaccia che compravano i genitori di Derek nel discount all'angolo. Il sole era ancora alto nel cielo. Sembrava indeciso se cominciare finalmente a puntare verso ovest o starsene ancora lì fermo a farci crepare di caldo. Ed è arrivato lui, il vecchio. Avrà avuto tipo 1000 anni, o forse qualcuno in più. È uscito dalle porte del centro commerciale, grande paradiso dei vecchi, con aria condizionata e tutto il resto. Doveva essere andato al fai da te, perché aveva il carrello pieno di cianfrusaglie inutili, ammonticchiate così male che era evidente che gli sarebbe caduto tutto a terra al primo dosso, garantito. «Ehi!» ho detto agli altri, $5 che gli si ribalta tutto. Sonny Boy ha alzato gli occhi, la sigaretta gli penzolava dal labbro, nonostante avesse la bocca aperta. Gli piaceva tenerla così, da quando l'aveva imparato. L'ha presa con le dita tutte unte e ha detto: ovvio che gli cade tutto. Non appena succede facciamo una passata veloce e gli portiamo via un po' di mercanzia. Usava spesso la parola mercanzia. Chissà dove l'aveva imparato. Comunque, Duck e Louise hanno cominciato a battere le mani e a sghignazzare. Ed Eric ha avvitato il tappo della bottiglia. Ci sto. E così è andata. Non al primo dosso, ma al secondo. Il carrello si è inclinato e anche se lui ha provato a rimetterlo dritto, una tonnellata di fuffa è precipitata a terra. Sbradabam! Via! Ha sibilato Sonny Boy e si è lanciato su quella robaccia con un falco in picchiata. E noi dietro. Mentre il vecchio cercava di ricordare come si faceva a piegare la schiena e contemporaneamente le ginocchia per raccogliere le cose da terra, aveva già attorno Sonny Boy ed Eric e Louise e Duck che si chinavano, prendevano qualcosa e via per di fiato. Io ero l'ultimo. Avevo corso anch'io, intendiamoci, ma non ero mica tanto sicuro, non ero mica tanto convinto di quello che stavo facendo. Insomma, va bene farsi due risate alle spalle di una mummia che cammina, ma rubargli della roba che a me non serviva, che senso poteva avere? Si vedeva lontano un chilometro che era roba da niente, lo capivo anche un bambino. Eppure noi era così che vivevamo, per niente, né niente. Intanto però, mentre pensavo queste cose, correvo. Ed è stato in quel momento che lui è scattato. Ha fatto una specie di balzo, di strazzata, non lo so. Tant'è che me lo sono ritrovato proprio in traiettoria. Ho provato a frenare, ho messo le mani avanti, ho imprecato. Ma gli sono finito addosso comunque. È stato come abbracciare un sacco vuoto. Non pesava niente, così me lo sono portato dietro per quasi un metro. Per fortuna non è caduto, altrimenti andava a finire che si spaccava a 1000 pezzi di vecchietto a rotolare sull'asfalto del parcheggio con le sue cianfrusaglie inutili. E poi ci siamo fermati. Lui mi ha guardato. Aveva gli occhi castani. Cavolo, che occhi. Che botta, mi ha detto. Non capivo se stesse tossendo o ridendo, se magari di lì a un attimo sarebbe morto soffocato. Scusi, gli ho risposto con un filo di voce. Avevo anch'io il fiatone, ma non era per la botta. Era più un fiatone per la vergogna, di quelli che ti salgono dallo stomaco quando ti beccano che stai facendo una cosa stupida. E lo sai benissimo che è stupida. Con la coda dell'occhio vedevo i miei amici che avevano raggiunto una Pontiac verde pisello e mi controllavano a distanza, gli eroi. E intanto mi lasciavano lì con il vecchio ancora in braccio. Lui si è scostato, si è dato una spazzolata alla giacca economica e ha aggiunto: «Sta roba non vale niente, prendetevela pure se ne volete». Mi ha indicato questo e poi quello e poi quell'altro pezzo di lamiera, un po' ammaccato, un po' arrugginito, con la vernice un po' scrostata. La sua mano era messa peggio delle cianfrusaglie che erano rotolate per terra. Aveva le dita deformate, piegate, nodose, con le giunture gonfie. La pelle, praticamente trasparente, era punteggiata di macchioline come quella di un giaguaro. Mi sorrise. Mi sembrava davvero allegro, non c'è dubbio. I suoi denti erano gialli, soprattutto gli incisivi, e anche i baffi bianchi al centro, sopra la bocca, erano color della birra. Solo gli occhi sembravano quelli di un giovane. Cioè, l'ho già detto, ma è una cosa importante. Erano occhi di uno ancora vivo. Vivo davvero, intendo. Sul serio, ha continuato. Chiama pure i tuoi amici, e se volete un po' di questa robaccia, avanti. Non sapevo cosa rispondere, e nemmeno cosa fare.
Avevo quasi deciso di scappare perché quel tipo di conversazione mi stava mettendo a disagio, quando lui ha aggiunto con tono fermo: solo, dopo che vi siete presi quello che volete, datemi una mano a raccogliere il resto, perché piegarmi ho un po' di problemi. Era un ordine. Sono rimasto lì, a guardarlo per tipo 15 secondi di fila, che però mi è sembrata tutta la mia vita, perché il tempo non scorre mica sempre alla stessa velocità, e anche questo lo sapevo bene. Affari fatto? Mi ha chiesto il vecchio, tendendomi una mano. Ci ho messo un po' a capire che voleva che gliela stringessi, tipo come se stessimo facendo un accordo vero. Ti avrei scommesso le mutande che si aspettava una stretta di quelle lunghe e forti da uomini veri, ma quell'ammasso di nodi poteva essere stato una mano ai tempi dei cowboy e degli indiani? Ma adesso era un pezzo da museo, non una cosa che si poteva stringere tanto allegramente. E se gliela avessi stritolata? Affare fatto? Ha ripetuto, tirando la mano ancora un po' più su. No, davvero, cosa avrei potuto fare? Ho lanciato un'altra occhiata ai miei amici, ma se ne stavano ancora tutti in tribuna dietro la ponte e quasi potevo sentire i loro pensieri. Ecco quello scemo di Rust che si sta facendo mettere sotto da una mugna. E allora l'ho fatta e amen. Gli ho preso la mano e l'ho stretta. Era fredda. La pelle ruvida e asciutta, sembrava quasi gommosa, e nella mia stretta le ossa si muovevano come legnetti gettati alla rinfusa in un sacchetto. «Ehi, vacci piano, ragazzo!» ha commentato il vecchio, senza però perdere il sorriso. «Se me la stringi ancora, me la sbricioli!» Ho mollato la presa di scatto. «Scusi», ho mormorato. «Io sono John», ha detto lui. «John Carter, e tu?» Ecco che, di nuovo, non sapevo cosa fare. Se gli dicevo il mio nome, poi magari mi denunciava. E se non glielo dicevo, mica mi sentivo di aver fatto una cosa da uomo. E quindi gliel'ho detto. «Rusty Secatero», ho risposto, ma piano, tipo che speravo non sentisse. Non era poi così impossibile. Lui ha corrucciato le sopracciglia e ha fatto un passo indietro. «Secatero? È un nome da pelle rossa, ma tu non sembri...» Niente, mi succedeva sempre. Non mi sono mai offeso quando mi davano del pelle rossa, anziché del nativo americano, come invece dicevano in televisione. Ma con un accento che ti faceva sentire che tra loro e te c'era la distanza che c'è tra la Terra e la Luna. Quello che mi dava fastidio è che me lo domandassero, perché io non fossi un pelle rossa. E comunque, quella vecchia cartuccia aveva le mani di un cadavere, ma l'udito di un neonato, a quanto pareva. Stava fissando i miei capelli rossi. Tutti fissano sempre i miei capelli rossi. Secondo Sonny Boy dovevo tingerli per fare carriera nel mondo del crimine, tipo di nero. Ma io non ci volevo nemmeno pensare, né al crimine né alla carriera. «Mio padre», gli ho risposto col tono di chi si sta giustificando. «Mia mamma irlandese», il vecchio ha ridacchiato, e mentre mi guardava un'ultima volta ha aggiunto: «Beh, complimenti al sangue irlandese, allora, si vede solo quello». In realtà anche mio padre era un mezzo sangue. Credo che solo suo nonno fosse un autentico Comanche. Comunque il nome era rimasto. Quello rimane sempre. «Rusty, o Rust, cosa preferisci?» mi ha domandato il vecchio. «Rust». «Rust, allora. Mi dai una mano a raccogliere questa roba? Appena avete finito di derubarmi?» E anche questa è la storia della mia vita. Parto con un'idea e poi va a finire che faccio l'esatto opposto. Esattamente l'opposto. Volevo farmi una bella risata alle spalle di questo vecchio ed è finita che gli ho spinto il carrello fino alla macchina. Una decrepita Grand Cherokee color confetto. È così che è iniziata la storia di come mi sono buttato giù dall'aereo. Il ladro dei cieli, Rizzoli. Ciao.